Andiamo a conoscere questi cagnolini, lo facciamo con Marco Martino e Anna Carrocci. Guardate quanto sono belli, certo a prima vista guardandoli lì potrebbero apparire tra virgolette dico pericolosi, anche se per me non c'è cane pericoloso. Perché? Dal viso, perché uno appena lo vede subito pensa che possa essere, guardate, possa essere un pitbull. Ma lui è il genitore di pitbull, è vero? Esatto. Anna, ciao, raccontaci. Ciao. Loro di solito, intanto, guarda proprio come siete affettuosi. Sono Molly Moon e Hammer. Una delle razze che ha generato lo Staffordshire Bull Terrier è il Bulldog. Sì. Hanno delle radici inglesi, esattamente come il Pitbull, però diciamo che tra le razze che lo hanno generato non c'è il Pitbull, ci sono il Bulldog, l'Old English Terrier e il White Terrier. Okay. Ma è tanto diffuso comunque sul nostro paese? Cioè, negli ultimi anni ho visto che in Italia sempre più persone lo hanno. Sì, abbastanza, si sta diffondendo la moda del. Ecco, ma come carattere, com'è? È molto docile, molto affettuoso, è estremamente gestibile perché anche se ha un'energia molto... molto importante, insomma, comunque non hanno un carattere estremamente dolce, quindi dici comunque hanno, sono dolci, sono docili, esatto. Però allo stesso tempo hanno una grande energia. Hanno bisogno di muoversi molto, sì, certo. Quindi non possiamo poltrire sul divano con loro. Soprattutto quando sono cuccioli hanno bisogno di stare molto all'aperto, di uscire spesso. Allora, sì. A proposito di questo io farei entrare Ludovica Pierantoni, la nostra Ludovica che è la comportamentalista, e ti vorrei chiedere, abbiamo capito che comunque sono animali estremamente tranquilli, però che succede? Che se lo dovessimo avere a casa, comunque sono animali che hanno bisogno di essere anche gestiti. Come ci dobbiamo comportare? Come lo dobbiamo educare? Ma allora, teniamo in considerazione che all'interno, come diceva giustamente l'allevatrice, di questi cani vi è il terrier, e i terrier, come tutti i cani da caccia, sono caratterizzati dall'essere molto nevrili, eccitabili, molto testardi e cocciuti, il che li rende degli ottimi cani da lavoro e li rende anche degli ottimi cani da compagnia, se però si soddisfa il bisogno che questi cani hanno di utilizzare energie non solo fisiche ma anche di tipo mentale. Ecco, del tipo, quindi, che cosa noi non dovremmo fare mai a casa con loro? Cioè una cosa proprio del comportamento, che cosa tu sconsigli di fare? Mi ricordo ad esempio all'inizio delle puntate io giocavo con i cani e mi facevo mordere la mano, e mi ricordo che mi avete proprio ripreso dicendo: ecco, questa è una cosa che quando sono piccoli i cani non dovete fare, perché poi quando diventeranno grandi involontariamente potrebbero far male, perché comunque hanno sempre dei grandi denti. Esattamente, siccome sono cani che partono già da un buon livello di reattività e di nevrilità, tutta l'educazione deve essere basata ed impostata sulla calma piuttosto che sull'esacerbare la reattività di questi cani. Quindi qualsiasi tipo di interazione con loro, che deve essere su base sempre collaborativa e positiva, ma deve essere sempre indirizzata a cercare di strutturare dei comportamenti allora, di maggiore calma. Quando i cani vanno di moda, ovviamente aumenta anche il prezzo. Sì, anche aumenta. Se non è totalmente dettato dalla moda il prezzo. No, certo, no, però in realtà spesso funziona così. Certo. Quanto potrebbe costare un cane del genere? Ma un cane con dei discendenti importanti arriva a costare anche 1500 euro. 1500 euro. Ma in base al mantello cambia anche il carattere del cane? Il carattere no. No. No, non mi risultano. No, no, perché noi abbiamo avuto in studio invece cani che avevano mantelli diversi e cambiava anche un po' il carattere. In questo caso no. In questo caso no. Sono sei. Con le varie sfumature, diciamo, di colore. È il nero, il bianco, il fulvo, il tigrato, il blu e tutti questi colori con il bianco, diciamo. Allora, rimanete qui con me, intanto io torno alla nostra Amelia per vedere a che punto è. Amelia, intanto hai avvitato? Sì, guarda, ho realizzato la nostra scatola in legno, come dicevamo, e sulle pareti lunghe ho fatto questi fori con una fresa a tazza. Tu chiederai perché? Ma che fatto? Con una fresa a tazza. Ok. Che quella questa... che avete voi a casa, ovviamente, capito? Se no, ma in commercio dico. Si trovano, sì, quindi andiamo, la possiamo acquistare. Sì, okay. In modo da mantenere la reazione all'interno del nostro rifugio. Ora, sulle pareti laterali. Insomma, per una cosa, mettiamola così la vedono anche a casa, vai. Ok, ora praticamente lateralmente per fissare il coperchio andremo ad avvitare
questi listellini di legno. Io già ne ho avvitati tre e ora sto avvitando l'ultimo. Aspetta, questo noi ce l'abbiamo, l'hai fatto per il coniglio, sì. Ma in realtà potrebbe essere anche per il gatto. Sì, potrebbe anche essere per il gatto. Non per il cane. Però dipende da questo cane. È stato accessoriato proprio per il coniglio, ah, okay. Perché sulla parte superiore. Ah, la carota, ecco, ok. Infatti. Tiene carota. Ora andremo a mettere il coperchio su e ad avvitarlo, così. Ok. Allora io ti lascio qui, tu continua ad avvitare, sì, il tutto e poi prima di verniciare ritorno da te. Ok. Ok. Allora, con questi cani però, visto che sono cani iperattivi, hanno bisogno di giocare, l'alimentazione è diversa rispetto a un cane come il nostro Cavalier King di Carlotta? Come vi comportate voi? Diciamo che l'alimentazione varia tra le 900 e le 1600 kcal giornaliere, poi per un cane adulto. È importante non farli arrivare al sovrappeso perché potrebbero avere problemi di schiena. Allora guardate un po', perché intanto questo abbiamo delle foto inglesi proprio della Gran Bretagna e loro sono veramente tanto amati. Come mai? Perché lì ha avuto il boom? È tra le razze sì più allevate in Inghilterra, sono conosciuti come nanny dog perché vengono praticamente considerati dei cani balia. Cioè veramente quindi possono stare a casa, Ludovica, possono stare a casa e fare da balia ai nostri figli? Cioè può un cane sostituire, non dico ovviamente la mamma, però una signora che controlla i figli? Se c'è la supervisione dei genitori può essere un aiuto. Ah, ok. D'accordo. Quindi mai non, cioè, non lasciamo sempre, comunque i figli da soli con un cane. I bambini devono essere educati alla corretta relazione con gli animali, i cani devono essere socializzati ai bambini e i genitori devono sempre supervisionare la relazione tra cane e bambino. E allora, sarebbe stato proprio un cane ideale, diciamo, per il prossimo servizio di Maria Grazia Sozzi. Un cane da, l'avete sentito? Russava quasi. Da riposo.